Dall'industria grafica e cartotecnica giunge una forte domanda di tecnici specializzati nell'uso di tecnologie avanzate, figure come grafici, editoriali e cartotecnici. Per formare questi specialisti, che spesso le aziende non riescono a trovare, ha preso vita e forma a Bari una collaborazione innovativa tra l'Istituto Tecnico Marconi, l'Ente Nazionale per l'Istruzione Professionale Grafica e il relativo comitato dell'area metropolitana di Bari e della provincia BAT. Macchinari di ultima generazione a controllo numerico sono stati affidati in comodato d'uso ai laboratori della scuola per consentire agli studenti di acquisire competenze che apriranno loro le porte del lavoro specializzato. Molti non conoscono la grafica e la comunicazione come indirizzo di studi delle scuole superiori e le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, che sono numerosissime. In questa fase storica, come in tutti i settori, c'è grande mancanza di capitale umano e di conseguenza anche il nostro settore, quello delle arti grafiche e delle cartotecniche, soffre particolarmente di questa problematica. Problematica che è accentuata dal fatto che le nostre risorse umane devono essere altamente specializzate. Quando ero ragazzo io, chi non era bravo a studiare lo mandavano a lavorare. Oggi per andare a lavorare devi studiare, devi essere formato. Ci sono tante aziende che hanno necessità di ragazzi, di utilizzare capitale umano, ragazze e ragazzi validi che vengono formati per le nostre imprese, e ci sono tanti ragazzi che sono disoccupati. Quindi invece mettiamo insieme domande e offerta, una collaborazione eccezionale tra il mondo della scuola e il mondo dell'industria.